Ben ritrovati su Ad Maiora Vertite. Lo sapevamo tutti che prima o poi avrei dovuto fare questo video. Romulus è una serie TV diretta da Matteo Rovere. È una produzione italiana. Insomma, finalmente vediamo qualcosa del mondo italico, arcaico, soprattutto per quel che concerne Roma e dintorni. Infatti la serie è ambientata nell'VIII secolo a.C., poco prima della fondazione di Roma. Per quanto concerne la recensione, diciamo, storica, altri ne hanno parlato prima di me e vi lascio il link in descrizione, in particolare quello fatto da Europa Antica, che ritengo sia fatto molto bene. Io però vi volevo parlare di quello che è il mio campo di interesse più specifico, cioè la religione romana. Cominciamo con la prima puntata. Attenzione, qui riti con cittadini e romofili di ogni parte del globo. Questo video è ricco di spoiler. Se pertanto non volete rovinarvelo, assicuratevi di essere aggiornati e allineati all'uscita delle nuove puntate della serie Romulus. La prima scena della prima puntata vede la rappresentazione di alcuni giovani che sono chiusi all'interno di una capanna con una serie di persone mascherate, fornite di bastoni, terrorizzate, che sono portati a fuggire da questa capanna allontanandosi dalla città. Nella serie TV questi vengono rappresentati come dei luperci. Viene definito il rito dei Lupercalia, ma se noi lo andiamo ad analizzare attentamente non sembrerebbe esattamente questo, sembrerebbe molto più simile ad un versacrum. Qual è la differenza tra questi due riti? Il rito dei Lupercalia era un rito connesso alla fertilità, durante il quale i luperci uscivano dal Lupercale, questa grotta dedicata a questi sacerdoti, e si aggiravano poi per la città con delle fattezze, diciamo, molto animalesche, praticamente nudi, frustando il terreno e le donne presenti, con lo specifico obiettivo di garantire la fertilità del suolo e delle donne. Naturalmente il rito è molto più complesso di così, ma devo stringere perché sono davvero tante le cose delle quali vi voglio parlare, perché questa serie è ricca di elementi religiosi che meritano di essere analizzati. Il versacrum, invece, era un rito che molto probabilmente è stato introdotto dagli Oschi. Sicuramente gli effetti più interessanti si vedono presso di loro, ma nella realtà doveva essere comune a tutto il mondo italico, che prevedeva l'allontanamento dei giovani dall'abitato al fine di andare a creare un altro popolo. Cioè, quando si raggiungeva l'apice della capacità di mantenimento della popolazione, si procedeva a questo rito. I giovani avrebbero poi seguito un'epifania di una divinità, un animale, fino a giungere in un luogo e creare una nuova città. In un certo senso sembrerebbe essere quello che fanno questi ragazzi, perché fuggono da questa capanna entrando nel bosco e vanno a creare una nuova comunità, retta addirittura da un Rex, questo che deve essere il ripetente del gruppo perché è evidentemente più in là degli anni rispetto a questi giovani sbarbatelli. Lui è l'unico con un po' di barba e che fa, insomma, un po' come il bocciato della situazione, quello che ripete per la 28ª volta l'esame di maturità e in quinta viene in un certo senso rispettato da tutti e da tutti è conosciuto. Praticamente è il Bruno Caorso di Romulus, il famoso ritardato mentale che compare in Fascisti su Marte. Se non l'avete visto, dovete vedervelo. Un dettaglio interessante espresso all'interno del rito è che ad un certo punto parlano di questi spiriti sconosciuti. Questo noi lo ritroviamo moltissimo nella religione romana, i vari genius loci, ma anche esempi di divinità più importanti come Aio Locuzio, sono divinità sconosciute. Il genio del luogo addirittura viene definito nei riti, che tu sia maschio, che tu sia femmina, o che tu sia un dio, che tu sia una dea. Questo dettaglio devo dire che l'ho apprezzato davvero molto. Un'altra cosa che ricorda questo rito che viene fatto era il rito di ammissione all'interno delle legioni. Quando i nuovi legionari passavano nelle fila tra le legioni e venivano bastonati da tutti gli appartenenti della legione, dovevano arrivare alla fine della fila. Perciò il rito, anche se viene dichiarato esplicitamente che si tratta dei Lupercalia, i giovani dicono noi siamo luperci ad un certo punto, nella realtà si configura, sembrerebbe essere più un rito di passaggio, anche se racchiude in sé molti elementi che appartengono ad entrambi i riti,
come hanno evidenziato i ragazzi di Europa Antica nel loro video che hanno già pubblicato, la presenza di persone con il bastone mascherate viene citata da una fonte tarda in merito alla descrizione dei Lupercalia stessi. Un altro dato interessante che mi fa propendere per un rito di passaggio è il fatto che tutti i giovani indossino questo bracciale con una piccola pietra azzurra che ha un'evidente funzione apotropaica. In vari momenti successivi, anche in varie puntate della serie, i giovani toccano questa pietra nella speranza che li protegga da Rumia, questa divinità dei boschi particolarmente cruenta, della quale parleremo a breve. Questo bracciale che indossano e che gli adulti sembrerebbero non avere ricorda più che altro la bulla, questo pendaglio che i giovani indossavano per essere distinti dagli adulti e che aveva una funzione apotropaica anch'essa, cioè di protezione. Nel momento in cui diventavano adulti, alla festa dei Liberalia, deponevano questa bulla e indossavano la toga virile, per cui entravano ufficialmente nell'età adulta, non avevano più bisogno di questa protezione magica. Questo è un po' l'elemento che caratterizza un po' tutta la serie, anche dal punto di vista religioso. Una fusione di elementi storici molto accurati, molto precisi, alternati ad elementi un po' meno precisi, a volte frutto di fantasia, a volte mescolanze di altri riti. Io devo confessare che questa cosa qui l'ho in parte apprezzata. Poi vi spiegherò le motivazioni di questa mia frase nelle considerazioni finali di questo video. Una cosa che mi ha un po' stranito in merito sempre al rito dei Lupercalia, e poi passiamo ad un altro argomento, è il fatto che fosse ambientato all'interno di una capanna. Vediamo per tutta la serie che moltissimi aspetti religiosi vengono ambientati all'interno di grotte, quando nella realtà erano all'interno di capanne. L'unica occasione nella quale avrebbero potuto inserirli all'interno di una grotta, con un buon motivo, non l'hanno fatto e li hanno messi in una capanna. Perciò questo per me rimane un mistero, comunque è un dettaglio che ho trovato simpatico. Veniamo a Rumia. Nella serie TV, questa Rumia sembrerebbe essere un'entità, una divinità di questo bosco, tant'è che in una delle ultime puntate uscite si parla esplicitamente del bosco di Rumia, che nella realtà non troviamo assolutamente nella storia religiosa romana o latina. Rumia non esiste. Rumia nella serie TV ha come caratteristica quella di sentire la paura degli uomini, di mangiarne il cuore, di fare delle specie di luoghi di culto costituiti da ossa, teschi, una cosa macabra, molto Vikings, che va di moda. Sappiamo che è alta come tre uomini, che uccide con degli artigli di ferro e che ha timore del fuoco. E ha dei sacerdoti, delle specie di uomini lupo, dei quali parleremo anche di loro a breve, che la venerano. I latini sono terrorizzati da questa Rumia, signora del bosco, motivo per il quale, appunto, oltre ai giovani che indossano questa specie di bulla, questo bracciale apotropaico al braccio, tanto che in una delle scene sembra che si arrivi ad uccidere per avere questa bulla, vi ripeto, questo è quello che avviene all'interno della serie TV. Nella realtà storica non esiste nulla di tutto ciò. Abbiamo degli elementi che richiamano divinità dal nome simile. Un esempio è Rumina. Rumina, divinità legata all'allattamento, in particolare dei figli, è strettamente connessa, come immaginerete, al ficus ruminalis, cioè quel fico dove, secondo il mito, si incastrò la cesta di Romolo e Remo e dove vennero allattati poi dalla lupa e alimentati dal picchio di Marte, che gli porgeva il latte del ficus ruminalis, che era proprio un fico. Rumina ha però origine molto probabilmente da due possibili termini. Uno è Ruma o Rumen, che significa mammella. L'altro invece è Rumon, che è il nome che gli Etruschi davano al fiume. Secondo alcune interpretazioni, lo stesso nome di Roma deriverebbe da qui, in base ad una etimologia che lega più o meno tutti i termini insieme, in base al fatto che il gruppo dell'esquilino sembrerebbe avere la forma di alcune mammelle. L'esquilino si trova nei pressi del Tevere, e per cui, insomma, deve esserci un'etimologia comune che deriva da tutti questi termini. Andrea Carandini, nel suo libro La nascita di Roma, sottolinea anche il fatto che Rumina ha degli aspetti inferi, connesso alle insenature paludose Rumae. Anche questo si collega a quanto abbiamo appena detto, perché ricordiamoci che tutta la zona, sia della Valle del Foro, sia dove
sorgerà poi il campo Marzio, era caratterizzato da paludi. Alla fine del primo episodio, una scena abbastanza inquietante e che ha fatto inorridire molti è questa specie di mostro che si vede avere le fattezze in parte di un lupo, in parte di un essere umano, che deve essere strettamente connesso a Rumia, anzi all'inizio si lascia intendere, sembrerebbe lasciarsi intendere che sia proprio Rumia stessa. Molti si sono sconvolti da questo, hanno detto ma che è sto orrore? Ma proprio un orrore in realtà non è. È evidentemente un individuo che indossa una pelle di lupo in testa. La prima cosa alla quale ho pensato sono gli Irpi Sorani, quei sacerdoti lupo che veneravano il dio Sorano, questo Apollo Infero del mondo italico, e che avevano come caratteristica appunto quella di vestirsi come lupi. È stato ritrovato anche un elmo a forma di testa di lupo che molto probabilmente era connesso a questi sacerdoti. Successivamente ho avuto il dubbio che invece potesse trattarsi di un fauno, di una rappresentazione, diciamo, demitizzata di un fauno. Di nuovo, Andrea Carandini, nello stesso libro che vi ho citato prima, ci sarebbe uno stretto legame tra Marte e fauno, in base all'analogia per cui Pico equivale al picchio di Marte e la lupa, ovvero fauno, equivale alla lupa di Marte, per l'appunto, e che avrebbe la caratteristica di essere particolarmente feroce, fauno, sgozzatore, insomma una creatura da temere. Ricordiamoci che nel mondo, nella religione romana, il mondo naturale selvatico non viene visto sempre positivamente, tant'è vero che le città, il concetto di confine sacro di città, ruota tutto intorno alla separazione tra ciò che è all'interno della città e ciò che è esterno. Esistono anche legislazioni diverse per ciò che accade all'interno della città e all'esterno. Pensiamo al fatto che in età repubblicana i consoli fuori dalla città potessero uccidere i cittadini romani, all'interno della città invece non potevano, o meglio potevano, ma il cittadino poteva appellarsi ai comizi. Fauno è anche sacrificatore di uomini, tenta di sacrificare Hermes, ci prova anche con Ercole che però alla fine lo sconfigge. Nel quarto e nel quinto episodio l'intenzione del regista si scopre. Questi sono effettivamente gli Irpi Sorani, tant'è vero che compaiono nel quarto episodio accompagnati da alcuni lupi e dichiarano esplicitamente di essere figli di Rumia. Ad un certo punto, in un rito che compiono, che si vede nella serie, nella formula che la sacerdotessa principale dice, esplicita Irpio Sum, che significa letteralmente sono un lupo, a cui aggiunge poco dopo che loro derivano dagli Osci, cioè uno di quei gruppi che appartengono appunto agli Osco-Umbri, per cui mettendo insieme tutte queste informazioni è evidente che si tratta degli Irpi Sorani, questi sacerdoti del Monte Soratte, del dio Soranus, che sarebbe l'Apollo Infero. Veniamo alle vestali. Si vede nuovamente questa contemporanea presenza di dettagli molto interessanti e che evidenziano un'accurata ricerca storica e aspetti di chiara invenzione. Primo fra tutti, apprezzatissimo il fatto che la capanna dove è custodito il fuoco di Vesta sia rotonda e presenti all'esterno delle pitture parietali che alternano dei dischi e degli uccelli acquatici. Questo elemento degli uccelli acquatici noi lo troviamo spessissimo nelle religioni italiche e a tal proposito vi invito ad andare a vedere il video che abbiamo pubblicato un po' di tempo fa sugli uccelli acquatici. Cosa un po' più strana è il fatto che le vestali preghino Vesta all'interno di questo tempio per avere la pioggia. Vesta è la dea del fuoco, per cui non si chiarisce cosa abbia a che fare con la pioggia. Piuttosto Marte, all'epoca il Marte arcaico, il Marte della prima Roma, era quello che si occupava di far piovere. Il mantra che queste sacerdotesse ripetono recita: Madre Vesta, triplice dea, nutrice, madre feconda, tu sempre sei stata, sei e sempre sarai. Il tuo fuoco così arde e arderà in eterno. Questa formula qui è forse uno degli errori più spiccati della religiosità in Romulus. Vesta non è triplice. Vesta è Vesta. Vesta non è nutrice o madre feconda. Compare con la dicitura mater, Vesta mater, ma questo mater rientra nella grande, diciamo, categoria di appellativi strettamente parentali, soprattutto pater e mater, che compare nelle divinità delle religioni italiche. Ma feconda certamente no,
tanto più che Vesta è casta. E infatti le sacerdotesse di Vesta devono essere caste e vergini. Sul sempre sei stata, sempre sarai e il tuo fuoco così arde e arderà in eterno, invece l'ho apprezzato molto, perché sottolinea questo aspetto di eternità che doveva avere il fuoco di Vesta. Ricordiamoci che in caso di violazione da parte delle Vestali e conseguente spegnimento del fuoco di Vesta, le Vestali venivano uccise. Infatti, al contrario di come si ritiene comunemente, la messa a morte delle Vestali non è data dallo spegnimento del fuoco di Vesta in sé, ma lo spegnimento del fuoco di Vesta viene interpretato come la violazione da parte di una Vestale del suo voto di castità. Peraltro all'interno della serie si vede che Ilia, una delle Vestali, ha, come dire, delle capacità oracolari per tramite della dea Vesta. Non mi risulta che il fuoco di Vesta avesse un aspetto oracolare e divinatorio, per cui l'ho trovato un po' strana, ma andando avanti con la serie si capisce meglio che questa è una qualità più che altro intrinseca del personaggio che non di Vesta. Ilia getta il braciere per terra spegnendo il fuoco di Vesta e perciò viene punita. La sua punizione prevede la sua vivisepoltura all'interno di quello che nel mondo romano si chiama Campus Sceleratus, cioè una fossa sotterranea dove venivano appunto sepolte vive. Questa scena molto tragica, molto pregna di pathos, perché è il padre che la pone di sotto, nella realtà storica sarebbe stato il pontefice Massimo, ma siamo in un'epoca molto arcaica, nell'immaginario della produzione evidentemente il pontefice Massimo ancora non era stato introdotto come carica, per cui è Rex che se ne occupa. Rex che generalmente è quello che si occupava della gran parte dei riti all'interno delle comunità latine e anche poi della Roma monarchica. C'è un dettaglio in merito al rito della vivisepoltura che però non è corretto. Durante la processione la gente la insulta, la maledice, insomma è una scena molto pregna di pathos. Nella realtà questo non avveniva. La processione delle Vestali, almeno in Roma, che portava alla loro vivisepoltura, era fatta nel più totale e lugubre silenzio, perché era un momento scioccante e traumatico per i romani quello che si viveva nell'andare a seppellire viva una Vestale. Veniva percepito esso stesso come un atto in parte empio. È il motivo per il quale le Vestali non venivano uccise attivamente, ma venivano sepolte vive con dell'acqua, dei viveri, insomma il minimo per sostentarsi. Era un tentativo da parte dei romani per scacciare la colpa di averle messe a morte. Di questo ne abbiamo parlato meglio nel nostro articolo sui sacrifici umani in Roma antica, che è stato pubblicato sul nostro sito admajoravertite.com. Veniamo all'auspicio. Una delle cose che ho apprezzato maggiormente di questa serie è stato vedere finalmente una tratta degli auspici in televisione, in un programma. E la tratta degli auspici era uno degli strumenti divinatori più importanti del mondo romano e latino. In pratica un sacerdote, un augure, divideva il cielo in quattro parti nel mondo romano, nel mondo etrusco invece era fatto in modo molto più approfondito, e sulla base del volo degli uccelli interpretava il volere divino. Nonostante sia stata messa in evidenza all'interno di questa serie, il rito non è molto corretto. Innanzitutto l'augure è una donna. È vero che nel mondo etrusco molto probabilmente esistevano anche auguri donne. Questo ci viene trasmesso dal mito che riguarda Tarquinio. Il suo arrivo a Roma è preceduto da un auspicio che viene interpretato dalla moglie. Ma loro sono etruschi, qui siamo nel mondo latino, e di auguri donne non ce n'è traccia. Al contrario, il litus che lei impugna, cioè quel bastone ricurvo che utilizza per dividere il cielo, è accuratissimo. È una copia esatta che compare su una statuetta di Vertumno. Il rito innanzitutto viene fatto in mezzo alla folla in pianura, questo non era, veniva fatto in altura in modo tale che l'orizzonte fosse assolutamente sgombro. Nel rito lei divide il cielo e dice: a destra c'è il settentrione e a sinistra il meriggio. Ora, questo significa che lei è rivolta a ovest,
perché per avere il nord a destra deve essere rivolta a ovest. Questo è assolutamente non corretto, nella realtà è rivolta esattamente nella direzione contraria, a est e o a sud. C'è qui un aspetto che dipende dal rito, comunque est o sud, a seconda del tipo di rito che veniva fatto per trarre gli auspici, perché anche qui non erano tutti uguali. Se si inaugurava un tempio, non era la stessa cosa che se si inaugurava un rex. Comunque degli auspici ne parleremo più in dettaglio un'altra volta. Vi basti sapere che era rivolta ad ovest e questo non era corretto. Dopodiché dice una preghiera a Giove che anche qui non è molto corretta, perché gli auspici nel mondo romano e latino erano molto semplicemente sì e no. Cioè, ti prego Giove, se vuoi che questa cosa accada, manda chiari segni della tua volontà. Se l'uccello viene da sinistra, è fasto. Se viene da destra, è nefasto. Fine. Inoltre, gli uccelli vengono tirati fuori da una gabbia, uno stormo sembra di passerotti. Il passero non veniva utilizzato, non era un uccello augurale. Generalmente gli uccelli augurali erano l'avvoltoio, certamente all'epoca, l'aquila, corvi, cornacchie, dei quali però si interpretava il canto e non il volo. Insomma, era una questione molto più complessa e che riguardava uccelli, diciamo, decisamente più rari che non il passerotto in gabbia. Questo aspetto però degli animali, degli uccelli in gabbia, invece compare in una particolare forma di strumento divinatorio che viene introdotta durante la Media Repubblica, che è quella dei pullaria, cioè si liberavano questi galli, se i galli non mangiavano era un segno nefasto, se mangiavano invece era un segno fasto. Questo serviva soprattutto se era necessario decidere se accettare oppure no battaglia. Un aneddoto divertente avviene durante la prima guerra punica, quando questi pullaria, questi polli, non volevano mangiare, e allora il centurione li prese disse: se non vogliono mangiare, che bevano, e li gettò in acqua. Poi accettò battaglia e i romani vennero miseramente sconfitti e la flotta distrutta. Analizzando sempre questo auspicio che si vede nel film, i passerotti volano verso sinistra, per cui volano verso il meriggio. L'asse nord-sud non ha nessun significato a livello di auspicio. Veniamo al rito funebre. Quando muore il fratello del protagonista, viene mostrato il rito funebre in modo molto corretto. Per prima cosa si vede tutta la gente che porta nei pressi della pira, in prima deposizione, gli oggetti che poi evidentemente faranno parte del corredo, sono per lo più materiale vascolare. Questo è molto corretto. Successivamente, in una scena successiva, il suo corpo viene bruciato. Questo è il rito inceneratorio che era tipico dell'epoca. Possiamo presumere che in una fase successiva le ceneri venissero poste all'interno di un'urnetta cosiddetta capanna e poi poste all'interno di una sepoltura, magari simile a quella che si vede ad un certo punto quando vanno a visitare la tomba del padre, cioè una fossa scavata sottoterra e lì posta l'urna. Anche se va detto che quella tomba che si vede è evidentemente una tomba monumentale, molto più simile a quelle in uso presso gli Etruschi che non presso i Latini. Nel proseguire della serie ad un certo punto compare anche il sacerdote di Marte. Questo sacerdote è un personaggio che subito lascia un po' disturbati. Innanzitutto compare come la versione pelata dell'Ares di Xena, ma a parte questo il suo tempio è naturalmente in una grotta, sembra che dalle grotte non si possa prescindere, che però ha una serie di dettagli molto interessanti. Prima di tutto, all'interno della grotta sono appesi diversi scudi bilobati, che sono versioni ingrandite di quelle che sono state ritrovate nella tomba dei Sali. Sono questi scudi, cerco di mettervi un'immagine magari qui, questi scudi bilobati per l'appunto, chiamati ancili. Il mito narra che uno di questi ancili fosse stato donato da Marte al popolo romano e che poi ne venissero fatte fare delle copie da un certo Mamurio Veturio, un fabbro. Questo sacerdote di Marte è anche fabbro. Questi scudi venivano poi portati in processione vari momenti da alcuni sacerdoti chiamati Sali. Ora, questo sacerdote di Marte che tiene nel suo tempio gli ancilia, che anche qui non sarebbe corretto perché gli ancili molto probabilmente erano all'interno della regia, cioè la casa del re, insegna anche a uno dei personaggi, cerchiamo di non spoilerare troppo, a combattere, ma prima lo fa fare tutta una serie di prove
In una di queste lo porta attraverso il suono di un tamburo a fare una danza in cui lo invita esplicitamente a battere i piedi per terra. Bene, i Sali avevano questa danza guerresca caratterizzata proprio da salti e da colpi dati per terra. Perciò è un altro esempio di particolare attenzione all'indagine storico-religiosa. Non solo, all'interno di questa grotta, proprio alla fine, c'è una pittura parietale nella quale si vede un Marte con due cavalli e la rappresentazione sembrerebbe essere proprio una versione, diciamo, pittorica di delle statuette che si trovano in ambito etrusco, sia di Marte che dei cavalli. Una delle prime cose che questo sacerdote di Marte dice è: Marte non compare alle donne. Ora, questo dettaglio qui è abbastanza verosimile, perché nella religiosità romana alcune divinità erano precluse a alcuni generi. Per esempio, il culto di Bona Dea era precluso, l'attività all'interno del tempio era preclusa agli uomini. Il culto di Silvano si raccomandava che le donne non vi avessero accesso. Lo stesso culto delle Vestali non era permesso agli uomini. Insomma, c'erano alcuni culti che erano divisi per generi. Il caso di Marte non è esplicitato, però è abbastanza intuitivo. All'epoca la guerra era una questione da uomini, per cui è facile, diciamo, prendere per buona questa scelta che viene data, questa frase che viene fatta dal sacerdote di Marte. Ora, ci sono altri dettagli che ho trovato molto interessanti e che vorrei citarvi. Il primo fra questi è che tutti i personaggi hanno la barba. Questa cosa qui è molto corretta, perché noi sappiamo che l'uso di radersi è un'importazione greca e che prima invece gli uomini usassero tenere la barba, anche se si tagliavano i capelli. La seconda è che i due fratelli protagonisti vanno a pregare presso la tomba del padre affinché lui gli dia la forza. Questa cosa qui è molto coerente con il culto degli antenati e decisamente verosimile. Nel secondo episodio, quando Numitore piega la sua, diciamo, versione dei fatti sulla fuga sulla morte di uno dei fratelli e la fuga dell'altro, lui dice che è stato preso da un demone che lo ha portato a desiderare potere, eccetera. Questo noi lo ritroviamo nella religione romana sotto forma dei termini larvatus e maniacus, che letteralmente significano preso da una larva o preso da un mane. Sono considerati delle malattie e come tali curati. Nello specifico, il larvatus è proprio colui che è stato appunto preso da una larva. È interessante il rito dei Lemuria che veniva fatto a maggio, durante il quale noi ce l'abbiamo tutto descritto grazie ad Ovidio nei Fasti, ma è importante il fatto che dica di fare il gesto della mano fica, un gesto apotropaico, e tenerlo davanti e non girarsi mai, proprio perché chi vede un lemure, che è molto probabilmente una larva, insomma è abbastanza complicata l'esatta identificazione di queste varie entità, perché ha avuto un'evoluzione lungo la sua storia. Comunque ne abbiamo parlato nel nostro articolo sulle divinità familiari che trovate sul nostro sito, vi lascio anche di questo il link in descrizione. Insomma, chi vedeva un lemure veniva preso da questo, diventando un larvatus, per l'appunto, un folle, potremmo dire. In un'altra delle scene si vede un larario, una specie di larario domestico composto da gradoni di pietra all'interno di una delle capanne, dove si vedono delle statuette presumibilmente di divinità, tre più grandi nel gradone più in alto, più altre tre in basso. Forse le tre in alto erano delle divinità maggiori e quelle più in basso invece erano delle divinità minori, oppure erano tutte divinità familiari. Comunque è una versione, diciamo, arcaica di un larario, e l'ho trovato molto bella, molto interessante l'interpretazione che è stata data. Tra l'altro, molto corretto, sono state poste anche delle lucerne all'interno di questo larario, anche se le lucerne erano in numero di 4, quindi numero pari, cosa che presumibilmente non doveva essere molto corretto a fini rituali. All'interno di questo larario, se si guarda, si vede anche un braciere molto bello. Tuttavia si vede un errore in quella stessa scena: la donna che sta pregando inginocchiata e col capo scoperto. I riti romani avvengono sempre in piedi e con il capo coperto, ad eccezione di alcune divinità, che comunque non sono i casi che noi troviamo. Questo aspetto qui del pregare inginocchiandosi si nota in moltissimi altri esempi nella serie. È un errore che si ripropone in vari momenti, anche se è sempre presente un dettaglio molto corretto
aspetto che normalmente viene tralasciato, e cioè quello di avere le mani coi palmi rivolti verso l'alto. Questa è la posizione corretta della rituale romana, nel senso che il palmo veniva rivolto nella direzione della casa della divinità, perciò in caso di divinità supere verso l'alto, in caso di divinità infre verso il basso, oppure rivolte nella direzione della divinità, per cui se si tratta del dio di un bosco, coi palmi rivolti verso il bosco. Ad un certo punto della serie, uno dei protagonisti, Yemos, comincia a vedere il fantasma del fratello e dopo una serie di vicissitudini dice chiaramente: questo non è mio fratello, è solo un'ombra, uno spirito. Evidentemente si riferisce al lemure o al mane del fratello, più probabilmente al lemure del fratello. Questo dettaglio qui io l'ho trovato davvero affascinante perché mi ha ricordato il mito della nascita dei Lemuria, secondo il quale Romolo, dopo aver ucciso il fratello, comincia a vedergli comparire davanti, appunto, il fratello che lo perseguitava. Perseguitava non solo lui, ma anche i genitori. Allora Romolo decise di dedicargli una festa ogni anno chiamata Remoria, per stornare appunto il lemure del fratello. Nell'evoluzione linguistica poi Remoria si sarebbe tramutato in Lemuria. Ci sono poi alcuni riti, alcune formule che sono veramente strane. Per esempio, ad un certo punto viene utilizzato del sangue umano a fini divinatori. Questo assolutamente non è attestato in nessuna fonte, tanto più invocando, come in questo caso, Giove, Marte, signore delle battaglie, e Vesta Madre, feconda di frutti. Per cui diciamo che questo doveva essere frutto di invenzione, probabilmente le cosiddette necessità di regia. C'è un'altra preghiera interessante proposta nella serie che recita: chiunque tu sia, un dio o una dea, tu che l'hai riportata tra i vivi, tu che ora hai guidato i suoi passi lontano dalla sua casa, fai che il suo cuore ritrovi la pace e cancella dalla sua mente ogni furore e odio, ti prego. La formula diciamo che è perfetta. Un dio sconosciuto, come abbiamo detto prima, per cui invocato con la dicitura che tu sia un dio o che tu sia una dea. Indicato precisamente, cioè a qual è questo dio o dea a cui ci riferiamo? È un genio del luogo? No, è il dio che l'ha riportata in vita. Non vi dico chi è per non accentuare lo spoiler. Se avete visto già la puntata avete capito a che momento mi riferisco. Tu che hai guidato i suoi passi lontano dalla sua casa. Bene, identificato è proprio quella divinità lì. Ok, bene. Che cosa gli chiediamo? Fa che il suo cuore ritrovi la pace e cancella dalla sua mente ogni furore e odio. Bene, è corretto dal punto di vista rituale. Non sarebbe stato considerato corretto dal punto di vista legislativo, perché i riti che andavano a influenzare direttamente altre persone non erano ben visti, erano considerati comunque dei malacarmina, per cui illegali anche. Tuttavia la formula finisce così, finisce con un ti prego. E questo non è corretto, perché un rito corretto avrebbe previsto o un'offerta, per cui per queste cose che ti ho chiesto ti sia gradito quest'altra offerta, oppure avrebbe richiesto un voto, cioè se tu mi soddisferai io ti dedicherò un altare. Per dire, non c'è nessuna di queste due, per cui diciamo che è incompleto, è inefficace dal punto di vista della religione romana questa formula. Inoltre, come abbiamo detto, anche in questo caso la persona si presenta inginocchiata e senza velo, fra l'altro con le mani giunte. Anche questo non è corretto, perché come abbiamo visto questa posizione qui noi non la troviamo nei riti romani, troviamo questa. Poco dopo arriva un altro personaggio che dice che si dovrebbe fare un'offerta di un agnello, un maiale e un toro non aggiogati. Questo è un dettaglio molto interessante, anche se ne mescola insieme due diversi. Intanto l'offerta, che è la Suave Taurilia, è l'offerta che, per esempio, Catone propone nei suoi riti di purificazione del campo, per cui ancora una volta una grande attenzione alla ricerca storica, anche se poi applicata in modo, diciamo, molto in base alle necessità di regia. L'altro dettaglio del non aggiogato invece è fuori contesto e a livello storico compare nella tratta degli auspici, cioè quando l'augure andava a trarre l'auspicio tutti gli animali dovevano essere tolti dai giochi, perché se l'augure avesse visto un animale aggiogato non era permesso trarre l'auspicio, perché evidentemente indicava un blocco della libertà di azione degli animali, degli uccelli, nel caso dell'augure, ma è un elemento analogico che finisce per bloccare entrambi. In conclusione, la religione in questa serie presenta moltissimi dettagli
e aspetti molto ricercati, anche se mescolati a tanti elementi frutto di invenzione. È interessante il modo in cui la religione arcaica viene presentata. Non è perfetta dal punto di vista della ricostruzione storica, ma rende molto l'idea. Ci sono moltissimi elementi e spunti che mettono in evidenza un grande studio storico dietro al piccolo schermo. Anche se, ripeto, molto spesso necessità di regia hanno voluto apportare dei cambiamenti, delle modifiche, molto probabilmente per cercare di far sì che il pubblico potesse apprezzarlo e potesse percepire quell'aura di sacralità all'interno degli eventi mostrati e narrati. In ogni caso è certamente un grande passo avanti rispetto a prima. Ricordiamoci che gli esempi che abbiamo visto, a parte in Rome nella HBO, dove comunque ci sono più o meno gli stessi errori che si vedono in questa serie e molti meno spunti, molti meno dettagli, abbiamo esempi come il Gladiatore, dove la religione praticamente non esiste. Sì, ci sono dei momenti in cui c'è Russell Crowe che prega il padre, per cui il Lare evidentemente, di proteggere i familiari, ma fine, questa è tutta la religione che c'è nel Gladiatore, per quanto sia un film che io adoro. In tutti gli altri film di Roma precedenti la religione si riduce a sono tutti cristiani, c'è un politeismo che nella realtà è un cristianesimo, un monoteismo con tante divinità, oppure non c'è proprio nessun tipo di religione. Quindi è un grande Romulus è un grande passo avanti nella presentazione della religione, tanto più con tutte le difficoltà che ci sono nel presentare la religione arcaica. E secondo me alla fine è stato fatto bene, nonostante tutti gli errori, perché fa sì che lo spettatore si immedesimi e riesca a capire certi modelli rituali, certi ragionamenti a livello religioso, anche senza doversi studiare vari testi sull'argomento. Lo stesso principio è il tanto criticato fango, le tante criticate pellicce e i criticati indios, e in questo penso al video che ha fatto Joal sul canale di Europa Antiqua, perché lui è particolarmente avvelenato con questo aspetto. Io invece l'ho apprezzato perché, pur non risultando una corretta ricostruzione storica, anzi è sbagliato da tanti punti di vista, i braccialoni, le pelliccioni, insomma guardatevi il suo video per vedere a cosa mi riferisco, io l'ho apprezzato molto perché bisogna, secondo me, entrare nella prospettiva dello spettatore medio. Lo spettatore medio vede una città fatta di capanne come il massimo dell'arretratezza, per cui in una prospettiva, diciamo, graduatoria, in cui gli irpi sorani vivono ad un livello di civiltà meno complesso, meno stratificato rispetto a quelli che vivono nelle capanne, in che modo li si può rendere tali? Beh, raffigurandoli come degli indios, per cui, o come degli zulu, per cui nell'immaginario collettivo quello che vive in mezzo alle foreste pittato in faccia come un indios o come uno zulu è di una società meno stratificata, meno acculturata, meno complessa rispetto a quelli che vivono nelle capanne. Perciò io credo che la scelta da parte del regista di renderli così sia dettata dalla volontà di immedesimare la maggioranza del pubblico e di fargli capire le varie organizzazioni sociali. Certo che non è corretto dal punto di vista storico, però bisogna chiaramente scendere a patti, trovare dei compromessi per far sì che il grande pubblico capisca delle situazioni che sono complesse. Il grande pubblico manco sa che cos'è l'ottavo secolo avanti Cristo. Gran parte delle persone, anche fra i tradizionalisti romani, pensano che Roma sia sempre stata la Roma augustea fatta di marmi, che c'era ad un certo punto c'è una repubblica decadente e poi Augusto che salva tutto riempiendo tutto di marmi. Ho avuto una discussione qualche tempo fa con uno che sosteneva che Roma fin dal primo giorno faceva le capanne con le mura di pietra, perché questo è l'esempio di civiltà e siccome Roma è la civiltà è stata questa fin dal primo giorno. Assolutamente no. I romani hanno fatto le capanne all'inizio come tutti gli altri popoli che hanno vissuto nell'ottavo secolo avanti Cristo. Se è questo il livello, è ovvio che una serie TV che ha un obiettivo innanzitutto di dare spettacolo, usiamo questo termine, cioè di creare un prodotto che sia piacevole, un prodotto che sia anche, è brutto da dire, ma vendibile, cioè il buon Matteo, anzi la produzione,
con che soldi pagava gli attori, i costumisti, quelli che si sono occupati del montaggio, i tecnici, eccetera, 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 se non incassava dei soldi. Perciò era necessario che incassasse dei soldi. Per incassare dei soldi c'era bisogno che il pubblico lo capisse. Per cui il fatto che anche questo prodotto qui non sia perfetto a livello di ricostruzione storica, non bisogna, secondo me, dare colpa al regista, ma bisogna dare colpa a più di 30 anni di distruzione del sistema scolastico nazionale. In ogni caso, se qualcuno non volesse criticare Romulus perché non è perfetto dal punto di vista della ricostruzione storica, beh, forse aveva un'aspettativa troppo elevata nei confronti di una serie TV. Le informazioni precise, perfette, che si possono trovare sulla Roma arcaica, le potete trovare generalmente sui libri di testo e non su una serie TV su Sky. A tal proposito, se qualcuno avesse un ulteriore desiderio di critica nei confronti di Romulus perché è imperfetto, mi sento di consigliarli, invece di guardare Romulus, ma di leggere una serie di libri partendo da questi. Adesso ve li metto qui. Ecco qua. Dovrebbero essere 10, se non mi ricordo male. No, sono 11, va bene. Allora, cioè, ce n'è uno per ogni puntata della serie Romulus, e più Il Primo Re, che anche quello è stato ampiamente criticato. Perciò, se speravate di vedere una cosa perfetta, avete mancato il vostro obiettivo. Il mio consiglio è cominciare da qui. Alla fine del video vi spiego meglio che testi sono. Dal punto di vista strettamente invece cinematografico, io l'ho apprezzato molto. Non è vero che è lento, anzi, finalmente devo dire che possiamo vedere una serie TV, un prodotto cinematografico che non sia pieno di roba buttata dentro a casaccio in continuazione, che incasina la testa e basta, e che non dà mai il tempo allo spettatore di apprezzare i personaggi, apprezzare i dettagli, di empatizzare con i personaggi. Anzi, secondo me è molto equilibrato, non è per nulla lento, anzi, è, da questo punto di vista, mi sento di dire che è perfetto. E finalmente abbiamo anche una narrazione che è lineare, che c'è un filo logico, che è sufficiente dedicargli quel minimo di attenzione per capire la successione degli eventi, che è molto chiara, senza troppi personaggi, ma neanche senza troppo pochi. Insomma, è tutto fila liscio come l'olio. Anche i dialoghi sono finalmente, hanno una ratio dietro. Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere dei film e delle serie TV dove ci sono dei dialoghi che sono assolutamente irrazionali, cioè veramente che non hanno né capo né coda. Tra le critiche che ho letto c'è stata anche quella di chi ha detto ma è troppo fantasy, ma è troppo mistico. Io l'ho apprezzato molto anche questo, sarà perché mi occupo soprattutto di religione romana, ma io l'ho apprezzato tantissimo perché, intanto non è molto fantasy, c'è solo una cosa un po' fantasy, però secondo me si può benissimo soprassedere. In ogni caso, io l'ho apprezzato molto perché comunque è un altro di quegli elementi che permette allo spettatore medio di immedesimarsi in un mondo dove la religione era una cosa seria, era una cosa vera, era una cosa sentita, e non come oggi che i più religiosi vanno a messa la domenica e basta. No, la religione era una cosa che c'era tutti i giorni nel quotidiano ed era presente in ogni cosa, per cui anche i, tra virgolette, miracoli, le cose, gli aspetti mistici, quelli erano all'ordine del giorno. E il fatto di inserire una cosa che ai nostri occhi sembra un po' fantasy, invece secondo me rafforza ancora di più questa percezione di quanto fosse viva la religione all'epoca. Ad ogni modo, al di là di tutte queste cose, a me è rimasto ancora un dubbio. Nelle ultime puntate uscite si vede questa ragazza con i capelli chiari, lunghi, la pelle color latte, che evidentemente ha tutta una serie di prescrizioni rituali, cioè mangiare solo vegetale, viene estremamente curata, sono tutti molto attenti a lei. Io non sono riuscito ancora a farmi un'idea di chi si tratti, di cosa rappresenti. Non lo so, se volete dirmi nei commenti voi che cosa ne pensate, mi piacerebbe avere una vostra opinione a riguardo. I titoli qua che vi ho suggerito sono La religione romana arcaica di Dumézil, che è un testo imprescindibile sulla religione romana, La forza della tradizione di Mario Torelli,
che è un testo che mette a confronto le sopravvivenze religiose tra il mondo latino e il mondo etrusco, La nascita di Roma di Andrea Carandini, che è un testo, direi, imprescindibile sia dal punto di vista della storia della nascita di Roma, dal punto di vista archeologico, e sia dal punto di vista dell'analisi religiosa, la serie di Carandini, La leggenda di Roma, che sono 4 volumi, e del quale a me manca il primo volume. Ci stiamo avvicinando ai Saturnalia, fra l'altro io vi sottolineo che il mio compleanno è a gennaio, per cui se qualcuno di voi volesse regalarmi il primo volume, io sono l'uomo più felice della terra. Sulla nostra pagina Facebook trovate il mio numero, sentiamoci, vi do il mio indirizzo di casa e se volete farmi un regalo e spedirmelo, veramente mi fareste un favore perché mi manca solo quello. Etruscologia di Massimo Pallottino per approfondire un po' di dettagli in più sulla religione etrusca. Dopodiché l'Italia nell'età del bronzo e del ferro, che analizza l'evoluzione della storia dell'Italia, appunto dell'età del bronzo e dell'età del ferro, e quindi soprattutto l'età del ferro si riferisce a quello di cui abbiamo parlato oggi. Miti italici di Andrea Verdecchia, che è un mio carissimo amico e che ha fatto questo magnifico testo raccogliendo miti, culti, divinità di tutto il mondo italico, gli antichi italici del buon devoto e infine l'Ombelico d'Italia, che è una raccolta di articoli accademici sulle popolazioni preromane nell'Italia centrale. Bene, se voi volete uno studio ricostruttivo e un'analisi storica precisa e perfetta sulla religione latina e italica romana, non guardate Romulus, leggetevi questi e non vi aspettate dalle serie TV la perfezione nell'ambito della ricostruzione storica. Voglio aggiungere una cosa. Secondo me Romulus è la nostra occasione di far rivedere e di far conoscere un aspetto della romanità che è assolutamente sconosciuto ai più, tanto che, vi ricordo, non si studia nemmeno a scuola. Quindi secondo me fare, tra virgolette, squadra sarebbe utile una volta tanto, mettendo da parte il desiderio di voler a tutti i costi sottolineare che sia i più bravi, che sia i primi della classe, che sia quelli che sanno tutto e che sia precisi e perfetti, andando a criticare un lavoro che non ha come obiettivo quello di fare un'attività divulgativa o uno studio storico accurato. Romulus ha come obiettivo quello di fare spettacolo e in parte di far conoscere anche un aspetto storico che non è noto ai più. Quindi secondo me, invece di fare a gara a chi è il primo della classe, a chi è quello che la sa più lunga, a chi è quello più bravo, cercando di gettare fango su Romulus, anche perché di fango ce n'è già abbastanza, sarebbe meglio apprezzare quello che è stato fatto, i lati positivi che ci sono all'interno di questa serie TV, mettendo da parte l'ego e il bisogno di apparire a tutti i costi, ripeto, come i primi della classe. Valete optime, in pace Deorum.